Romantico ma muori, i pinguini tattici nucleari è davvero un titolo molto simpatico. Dal 13 settembre è disponibile su tutte le piattaforme online e in rotazione radiofonica Di nuovo tu, l'ultimo singolo di Chiara Galeazzo. Era dal 2020 che Chiara non pubblicava una canzone totalmente sua e io non vedo l'ora di scoprirla per bene insieme a lei e a tutti voi che siete collegati su Radio Godò. Quindi è con molto piacere che do il mio benvenuto proprio a lei, Chiara Galeazzo. Ciao, Ciao, buongiorno. ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Ben arrivata su Radio Godò, è la tua prima volta a Radio Godò. È la prima volta, Ecco. sì. Allora, partiamo subito dal tuo brano, Di nuovo tu. Perché questo titolo e che cosa racconti con questo brano? Beh, allora, la canzone ha comunque tutta una sua storia, due persone che si incontrano da piccole, poi si perdono di vista, si rincontrano, scoprono di essersi sempre conosciuti, di essersi sempre voluti bene. Poi, che io l'abbia traslata, o comunque che la canzone si può anche traslare verso un po' quello che succede anche a noi stessi crescendo, e quindi dato che sono passati un po' di anni, ci eravamo persi un po' di vista, tra Sì. virgolette, allora è per quello che appunto mi faceva abbastanza ridere che la canzone si chiamasse Di nuovo tu, perché già immaginavo la battuta Ciao, sono di nuovo io. E infatti, Ciao, Ok. sono di nuovo io. Ho fatto tutto per questo, ragazze, solo per questo Ma il momento. di nuovo tu è con un sorriso, cioè, oh, di nuovo tu, sai quando ti arriva qualcuno, di nuovo tu? Io Perché... lo dico con il sorriso, altri magari no. No, no, noi di Radio Godò con un grandissimo, no, noi di Opinabile. Radio Godò con un grandissimo sorriso e braccia aperte, siamo contentissimi di questo tuo Grazie. ritorno. E visto che proprio tu hai detto che in qualche modo si può un po' traslare anche rispetto a se stessi, no? Come si può fare per ritrovare se stessi dopo un periodo magari turbolento, un po' più difficile? A te mi è capitato? Beh, molte volte, sinceramente, devo dire che è abbastanza ciclico perché credo che non si finisca mai poi in realtà di ritrovarsi. Però devo ammettere che, per esempio, sono quasi tra i miei momenti preferiti perché mi fanno scoprire più cose di me e mi spronano a lavorare su tutto quello che attorno e quindi a me sono momenti che piacciono, devo dire, quelli turbolenti in cui si rimette tutto in discussione, devo dirlo. L'importante è non subirli, ecco, prenderli come una possibilità per fare qualcos'altro, insomma, per dire così non va bene, proviamo così, in E quest'altro modo, il ecco. cambiamento come lo vivi di solito? Ti paralizza o a questo punto mi viene da No, non pensare mi che invece paralizza, no, ti no, dia non mi paralizza. entusiasmo? Allora, inizialmente chiaramente è una cosa che, vabbè, insomma, che ti destabilizza, non ti paralizza. Però poi se riesci a cogliere l'opportunità e ci lavori, diciamo che poi alla fine, quando vedi il risultato, dici, meno male che c'è stata quella cosa lì, perché se no non sarei come sono ora, che sono contenta, ecco così. Ecco, e oggi Chiara Galeazzo quanto si conosce? Allora, ancora non del tutto chiaramente, però se ti devo dire 10 anni fa, se pensavo che sarei stata così, ti dico no. Quindi sono contenta. Ok, e già, beh, bel risultato, eh? Sì, per ora chiaramente, poi, però Piedi per per terra. questa prima, per questi under 40, poi vediamo, perché poi ci sono i 40-50, i 50-60, È un quindi casino, credo che Chiara, 40... dai bisogna 40 ai rimettere in 50, piedi è un sempre casino. qualcos'altro. Capito, ma è sempre un Preparati. casino. Però anche divertente e curioso, devo dire, è anche bello farsi da cavia, vedere se certe cose riescono. Sì, mi trovi Molto d'accordo. curioso. Senti, il videoclip diretto da Lucrezio Catapano ha accompagnato l'uscita del brano e culmina in un tango. Ma tu sei un'appassionata di tango? No, no, Ride, no, ride pure. no, no, però quella è la ciliegina sulla torta perché chiaramente di cose che ho iniziato a fare anche che pensavo che non mi sarebbero mai appartenute. Siccome una volta non l'avrei mai detto, ecco, quindi ho detto perché non ballo anche il tango visto che io non l'avrei mai detto? Io ti sto amando, penso, perché è giusto mood, secondo me, di approcciare, no, alla vita. Sì, quando hai un certo tipo di mentalità, poi a un certo punto la vedi come una cosa bella, ecco. E quindi. Chiaramente non è che è stato semplice perché io non sono negato a ballare, insomma, non sono neanche proprio una maestra dell'abbraccio, tante cose, quindi diciamo che mi ha messo in difficoltà da molti punti di vista il tango, però alla fine sono stata contenta anche perché forse sono anche portata. Oh, mi piace questa cosa. Peraltro, quindi, secondo me, a breve ti vediamo ballando con le stelle, come minimo. Non credo, però almeno adesso se mi chiamano so dove mettere un Un piede, piede, ecco, ecco, che poi già è una impariamo cosa, l'altro. cioè, Intanto uno, poi vediamo esatto. anche l'altro. Senti, ma quindi sei una fan dell'uscire dalla comfort zone, mi sembra di capire. Sì, anche nella musica perché se no ci ritroviamo che oggettivamente facciamo
sempre le stesse canzoni o comunque sempre le stesse cose, cioè non può essere anche questo lavoro di routine. Sì. Cioè, quindi è vero che a volte per non destabilizzare il pubblico ti porta ad esserlo un po', però secondo me magari rimani all'interno per non destabilizzare troppo, non è che dopo domani mi metto a fare chissà una cosa che proprio non c'entra proprio niente, però la ricerca, la sperimentazione e anche solo per dare stimoli anche all'artista, ma a tutti, insomma, non deve finire mai quello, perché e questo applicandolo nella vita lo applico anche nella musica. Il tuo brano si intitola Di nuovo tu, io immagino sia il primo capitolo di un progetto più vasto, da quello che sento. Beh, di canzoni ne ho tantissime, ne continuo a fare, e la cosa anche bella che mi ha portato questo periodo in cui non ho pubblicato canzoni mie è stata questi anni e tutto questo tempo per sperimentare e per fare cose anche che magari in libertà che non avrei dovuto pubblicare dopo 2 mesi. Questa cosa mi ha dato una grande libertà e anche un grande vantaggio da certi punti di vista, perché ora so proprio esattamente che cosa dovrei fare, che cosa mi viene meglio. È tutto molto, diciamo, ho fatto la gavetta al contrario. Tutto chiaro. Ecco, sono Benjamin Button. Ecco. Quindi vabbè, quindi arriveranno sicuramente brani e li godremo tutti quanti insieme. Allora, tu sei ospite, tuo malgrado forse, di un programma che si intitola E che caso? Qui noi ironizziamo su tutti i casi umani che incontriamo nel corso della vita professionale, lavorativa, in amicizia, in famiglia. Chiara Galiazzo, hai mai incontrato un caso umano? Beh, ragazzi, ne ho incontrati talmente tanti che non saprei neanche quale scegliere, sinceramente. Un aneddoto? Iniziando dall'università, cioè non è che hanno fatto? Beh, forse il caso umano ero io, allora forse il caso umano ero io, però era un caso umano anche lui. Allora, appena sono ti racconto di quando ero proprio cioè più giovane, sì. Sono arrivata all'università, non avevo mai veramente acceso un fornello, c'era questo ragazzo che secondo me ci voleva provare, non lo so, non c'era capito, era venuto a mangiare a casa mia, io gli ho cucinato, però non sapevo fare la pasta al pomodoro perché non l'avevo mai proprio, cioè, capito, quindi ho preso del pomodoro, l'ho messo dentro a una pentola e volevo mettere del rosmarino, ho messo tutta la pianta, cioè ho messo proprio una grande parte di pianta, l'ho messa dentro pensando, però vabbè, forse il caso umano ero io, chi lo sa, chi lo sa. Fatto sta che questo qua dopo mi ha fatto ghosting, non si è fatto più vendere o strano, sentire, strano, perché avevo cucinato male. Strano, vero? Cioè, no, ma cioè, è stato il mio primo shock a Milano, quello, ho detto, ma qua sono tutti scemi, cioè veramente non mi parli più perché ho cucinato male. Vabbè, io al tuo posto gli avrei mandato un messaggio: prossima volta pizze, va bene, ci rivediamo. Ma no, guarda, cioè l'ho incontrato altre due o tre volte, guardavo e gli dicevo vabbè, ciao, era la pianta, hai fatto bene. Ecco, quindi questo è stato, ci vabbè, sta, ci sta. Ma ne ho miriadi, ragazzi, anche molto più gravi, molto più dei casi umani, però dovremmo stare qua, rimaniamo sul leggero, perché insomma si poi si sfocia in casi clinici, dal caso umano al caso clinico è un attimo, quindi eviterei, non avendo nelle competenze. Allora, Chiara, davvero grazie di cuore di essere stata nostra ospite. Appena ti saluto, ascolteremo con chi è collegato su Radio Godot il tuo brano Di nuovo tu. Radio Godot per te è una porta sempre aperta, quando vuoi siamo qua. Grazie mille, grazie mille, grazie a tutti, ciao.